Bruno Santarelli ti ha definito uno dei conigli dal cilindro, perché ha detto che quando entrate voi date tantissimo. Dai, vediamo che cosa ci racconti tu. Le finali playoff dell'anno scorso hanno insegnato che, insomma, Conegliano è abituata ai conigli dai cilindri, non è che sono io. No, è andata bene, ma questi due giorni sono molto soddisfatta, molto contenta dei miei ingressi. Oggi ho avuto la possibilità di giocare un quinto set che sinceramente non mi aspettavo e ho provato a sfruttare la mia occasione. La squadra aveva bisogno, oltre che dal punto di vista tecnico, penso più di energia, perché si cominciava a sentire un po' di stanchezza. Questo era quello che vedevo da fuori e ho provato a portare questo semplicemente. E quindi se ho dato anche un minimo contributo alla squadra sono molto contenta. Cosa hai pensato quando hai murato Paola? Ho pensato oggi va bene, cioè oggi va bene così. Non voglio dire, è stato, non sto dicendo che è stata fortuna o un caso, è quando sei un po' in trance agonistica e ti vengono le cose, oggi è andata bene. Cosa vi dice questa partita rispetto alla rivalità con Milano, diciamo, visto che è stata più combattuta delle tre precedenti? Infatti ce la siamo vista brutta, sinceramente. Loro hanno preso fiducia, non eravamo mai andata al tiebreak, ho detto ok, dai, non può essere questa la volta che perdiamo, e sappiamo che abbiamo altre sfide contro di loro, non è finita qua, e non siamo così ingenue da credere che avendo vinto Supercoppa in campionato e oggi, allora significa che sarà facile fino alla fine, perché non lo crediamo assolutamente. Crediamo che anche loro abbiano dei conigli dal cilindro da tirar fuori, quindi attenzione per il futuro. Grazie.